grazie, benvenuti, vi ringrazio di essere presenti, do il benvenuto a Piero Fassino, candidato alla Grande Torino. È nata l'idea di fare una conferenza stampa insieme per anche dire le cose che ci accomunano e che pensiamo siano importanti sia per gli elettori della città di Torino che di Bologna e del nostro paese. Veniamo entrambi da un'esperienza positiva di primario che ha smentito processi di sventura e uni amministrative. Anche a Bologna come a Torino ci sono state dopo le primarie grandi manifestazioni indette dalle donne, un altro segnale di voglia di buona politica. Abbiamo avuto anche qui come a Torino le manifestazioni per il 150enario dell'unità d'Italia. Vogliamo continuare ad alimentare questa possibilità di rinnovata fiducia e abbiamo visto insieme cosa stiamo dicendo noi qui a Bologna ai cittadini come Comitato Merola, quello che sta dicendo Piero insieme ai suoi. Va bene, io ringrazio naturalmente Virginio Merola di questa opportunità, di questa possibilità di presentare insieme temi che sono comuni. Il discorso con cui il presidente Napolitano ha aperto le celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia alla Camera dei Deputati, poi questo concetto è stato ripreso dal Presidente della Repubblica nel discorso al Teatro Regio di Torino, il Presidente ha sottolineato come non si può pensare in Italia un'architettura federalista senza pensare che il federalismo è prima di tutto municipale, volendo con questo sottolineare il fatto che la storia di questo paese è una storia di comuni e di municipalità, e Bologna ne è nei secoli un esempio significativo. La politica non da oggi che c'è in Italia la criticità di rapporto tra cittadini e politica, che è un fenomeno non locale, un fenomeno che investe l'intera società italiana, no? E che si traduce quindi nel fatto che questa criticità, diciamo, porta una parte dell'opinione pubblica a riconoscersi in quelle persone che appaiono più di rottura e più di rinnovamento. Questa è una spiegazione che ha un senso. E noi siamo consapevoli del fatto che la politica ha bisogno di recuperare un rapporto di fiducia e di credibilità con i cittadini superando questa criticità. Io ho detto una cosa molto chiara, io farò una giunta a Torino che sarà tutta di amministratori giovani e interpreto la mia candidatura nella mia città anche come la messa a disposizione della mia città di un'esperienza che traini una nuova classe dirigente. Farò una giunta a metà di uomini e metà di donne, che è il modo giusto per dare riconoscimento a una soggettività femminile che in questo paese è centrale in ogni aspetto della vita e si è vista anche nelle manifestazioni di se non ora quando. Qui non c'è bisogno di essere rottamatori per essere innovatori. Ci rincerra in trincee di rancore. La migliore risposta da dare alla Lega è sfidare su questo. Le città sono organismi che sono vitali se sono capaci di trasformarsi. L'esempio di Torino da questo punto di vista è evidente e io propongo alla città di ritrovare la voglia e la speranza di riguadagnare il rango e la reputazione che merita, ma mettendoci alla prova per affrontare le sfide della modernità e quindi per cambiare le cose che da tempo in questa città devono essere cambiate. La conferenza stampa, siamo qui con l'onorevole Fassino. Onorevole, abbiamo sentito che praticamente Torino è passata dal post-industriale al pre-terziario quasi, la definirei così. Nel suo impegno come futuro sindaco, in quale misura intenderebbe sviluppare questo terziario? Torino è una città che ha conosciuto una grande trasformazione, continua a essere una grande città industriale, ma non solo più quello, ha sviluppato in questi anni anche funzioni terziarie nel settore bancario, nel settore culturale, nel settore dei servizi, ha investito moltissimo nella crescita culturale della città
ha fatto sì che lo sviluppo e il futuro della città fosse affidato a una pluralità di vocazioni, che è il modo giusto per creare lavoro, promuovere nuove attività, creare una città più aperta, più gradevole, più accogliente. E questa nostra esperienza è un'esperienza che dice che ai problemi dei cittadini si possono dare delle risposte, si possono dare delle soluzioni, e i comuni sono centrali con le loro politiche nel farlo. Naturalmente ai comuni deve essere riconosciuto però di avere, di disporre delle risorse finanziarie, degli strumenti e dei poteri per fare tutto questo, e invece siamo in presenza di una politica nazionale che giorno dopo giorno riduce le risorse a disposizione dei comuni. Questo andazzo non può continuare, va cambiato radicalmente, perché ogni volta che si tagliano i soldi ai comuni si rischia di tagliare sugli asili nido, sull'assistenza domiciliare agli anziani, sui trasporti, sul verde, sull'offerta culturale, e tutto questo è un danno per i cittadini. Quindi noi ci battiamo perché i comuni abbiano quelle risorse necessarie a fare le politiche essenziali per dare a ogni cittadino maggiore certezza nelle proprie condizioni di vita, di reddito, di lavoro e nella sua qualità di vita. Grazie.